Dio non discrimina nessuno. Parlami, Signore, ti ascolto. Cristo è risorto, buona giornata carissimi amici. Accogliamo con grande gioia anche oggi il Vangelo, che è Luca 8:1-3. In quel tempo Gesù se ne andava per città e villaggi, predicando e annunciando la buona notizia del regno di Dio. C'erano con lui 12 e alcune donne che erano state guarite da spiriti cattivi e da infermità. Maria, chiamata Maddalena, dalla quale erano usciti 7 demoni. Giovanna, moglie di Cusa, amministratore di Erode. Susanna e molte altre che li servivano con i loro beni. Amen. Cari amici, oggi abbiamo ascoltato 3 versetti dell'8° capitolo del Vangelo secondo Luca, molto importanti. In realtà è un brano di transizione, dove l'Evangelista sta narrando alcuni fatti del ministero di Gesù, ma soprattutto c'è una caratteristica non da poco, soprattutto per 2000 anni fa. Il fatto che insieme a Gesù c'erano anche alcune donne. Noi non ci rendiamo conto di quello che leggiamo, perché la nostra cultura, grazie a Dio, dopo 2000 anni, dal tempo di Gesù, è cambiata. Non ci rendiamo conto del dono che noi abbiamo, ma soprattutto del dono che Gesù stesso è venuto a portare. Perché in quei tempi, pensate, per la mentalità giudaica, per le consuetudini di quel tempo, l'atteggiamento verso le donne non era per nulla positivo, perché erano emarginate, erano trattate come delle inferiori, allo stesso modo come bambini e schiavi. Quindi per gli ebrei, donne, bambini e schiavi erano una categoria inferiore. Non avevano nessun diritto e non potevano esercitare nessuna carica pubblica. Gesù fa una rivoluzione, non discrimina questi valori, va incontro ai bambini, va incontro alle donne, va incontro agli schiavi, va incontro ai pagani, va incontro ai samaritani. Vedremo oggi che nell'atteggiamento di Gesù c'è l'atteggiamento del Padre. Nello stesso carattere aperto universale di Gesù c'è il carattere aperto dell'amore misericordioso e universale di Dio. Un Dio che non discrimina nessuno. Un Dio che va incontro, anzi, e vuole dare pari dignità. A quel tempo solo gli uomini avevano una dignità superiore, mentre le donne erano davvero emarginate, trattate inferiormente. Gesù invece, annunciando il regno di Dio, portando con autorità la parola, attraverso segni e prodigi, ha permesso a donne di seguirlo. Guardate che abbiamo delle testimonianze. Il brano di oggi non è proprio così di transizione. In realtà è una testimonianza vera, viva. Perché Maria, chiamata Maddalena, era posseduta prima di conoscere Gesù. Era oppressa dal demonio. Era schiava del male. Grazie a Gesù è stata liberata. Giovanna, moglie di Cusa, amministratore di Erode, era una donna che stava bene negli agi, eppure lei si è, potremmo dire, abbassata da quegli agi ed è andata incontro al Vangelo. È stata
trasformata dalla parola di Gesù e lo ha seguito, così come Susanna e altre donne che comunque servivano Gesù e i discepoli con i propri beni. Lo servivano perché avevano creduto. Lo servivano perché erano state liberate, guarite, attratte dal regno dei cieli. Gesù è aperto a loro. Gesù, oltre a permettere l'intervento di Dio nella loro vita, ha permesso che lo seguissero. E questo era quasi una bestemmia per un rabbì avere anche delle donne tra i discepoli. Certo, sono solo i 12, ma l'evangelista Luca, e se studiamo bene la storia di Luca, che è bellissima, l'evangelista, c'è stato un periodo quando ha accompagnato San Paolo nell'ultimo periodo di prigionia, quando è andato a Gerusalemme e poi è stato incarcerato e condannato. Luca, che lo accompagnava in quanto medico assistente, in quegli anni è andato in giro per la Giudea e Galilea a intervistare le persone, soprattutto queste, che avevano incontrato Gesù, che erano state liberate da Gesù. Ecco perché scrive queste testimonianze. Quanto siamo importanti, fratelli e sorelle. Quanto è importante conoscere che Gesù e in Gesù c'è il pensiero del Padre. Un pensiero che è aperto, un pensiero che accoglie e dona la stessa dignità alle donne. Che meraviglia, fratelli e sorelle. Un Vangelo che ci fa comprendere che l'amore del Padre è davvero aperto. Non fa discriminazioni. L'amore è libero. Siamo noi uomini che invece sempre mettiamo dei paletti. E attenzione, non vogliamo prendere il brano di oggi per dire tutto va bene. Come direbbe San Paolo ai Corinzi, e rileggiamo quella lettera che è bellissima, tutto è lecito, tutto si può fare perché Cristo è risorto per noi, ci ha liberati. Non è così. Noi dobbiamo vivere in questa libertà con equilibrio, con sapienza, con saggezza. La saggezza che viene dall'alto. Ecco oggi come vogliamo accogliere quindi l'amore di Dio, che è venuto per tutti, ma soprattutto per liberarci, per guarirci come ha fatto con queste donne, e nella propria guarigione e liberazione avviene la testimonianza. Dio entra nella tua vita perché tu possa essere testimone della sua risurrezione, ciò che in realtà è stato per queste donne. Maria di Magdala è tra le prime che si è recata al sepolcro e ha visto il segno della risurrezione, il sepolcro vuoto. Grazie Signore Gesù per il brano di oggi. Grazie Gesù perché tu ci stai dimostrando quanto il Padre ci ama. Ci stai dimostrando che noi siamo amati per ciò che siamo, per ciò che abbiamo. Grazie, oh Signore Gesù, perché tu vuoi molto di più da noi, da me. Io voglio abbandonarmi nelle tue mani, al tuo progetto e ricevere questa grazia che sovrabbonda nella mia vita. Io voglio che si riversi in tutte le persone che oggi incontrerò il tuo amore, la tua bontà, la tua misericordia. Rendimi come queste donne testimone gioioso della tua risurrezione, di quello che tu hai fatto nella mia vita. A te Gesù sia sempre l'onore e la gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Allora carissimi, ecco lo slogan di oggi: Dio non discrimina nessuno. Non è una frase, uno slogan da prendere a livello sociale, politico, antropologico, ma soltanto descrive l'amore di Dio. L'amore incondizionato, senza limiti, che offre a tutti la dignità di essere figli suoi, figli di Dio.
Grazie per avermi accolto. Buona giornata. Ci vediamo domani. Ciao.